Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo io, Kai. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparare ciò che sta intorno a me, Kai. Guardo colori, insetti volare. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando io, Kai. Sono io! Caillou sconfigge il caldo. Fa veramente caldo oggi e Caillou si prepara ad andare in piscina. Ha qualche difficoltà con i braccioli, ma di sicuro con le pinne andrà diversamente. Mancano solo gli occhialetti e l'asciugamano. E tu chi sei? Un'anatra con l'asciugamano? No, sono io, Caillou. Non mi riconosci? Meglio togliere le pinne, potresti cadere. Posso sempre infilarle alle mani. Così di sicuro non inciampo. Possiamo andare in piscina, vero mamma? Oh, mi dispiace tesoro, ma oggi niente piscina. E perché? Perché papà e io dobbiamo lavorare in giardino. Caillou è triste, ha tanta voglia di andare in piscina. Nuotare, nuotare, nuotare! Vedi mamma, anche Rosie vuole andare in piscina. Cercheremo di farlo domani, promesso. Non è giusto, io ci voglio andare oggi, non domani. Anche Gilbert ha caldo e ha finito la sua acqua. Gilbert, beve il succo. Mamma, Rosie ha rovesciato il succo. Caillou, fermo, non pulire con l'asciugamano. Scusami, volevo solo dare una mano. Ora me ne vado in giardino. Non dimenticare il cappellino. Aspetta, devo metterti la crema solare. No, la crema solare è tanto appiccicosa. Sì, lo so, ma il sole è molto forte oggi. E fa anche tanto caldo. Tieni, qui c'è qualcosa che può rinfrescarti. Grazie, mamma. Gilbert è troppo buffo, è impossibile non ridere. Ma Caillou sente ancora la mancanza della piscina. Sei tutto sudato e anche appiccicoso, vedo. Qui ci vuole una bella lavata. Con una super spruzzata. Con l'innaffiatoio. Mettilo nel prato, io apro l'acqua. Ecco fatto. Ma ancora non sta arrivando niente, mamma. Cosa? Oppa! Volevi farmi uno scherzo? Su, vieni, dammi la mano. Caillou ha scoperto che ci si può divertire anche restando a casa. E Gilbert che sta facendo? Caillou all'officina. Caillou non sta più nella pelle, va a cena al ristorante. Brum 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 brum. Bip 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 bip. Anche Rosie vuole giocare. No, Rosie, questa è la mia e non te la voglio dare. Ci gioco solo io. Su, state buoni, bambini. Ah, tieni, Rosie. Tanto non ho più voglia di giocare con la macchinina. Bip, 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 bip. Vroom. Papà? Cosa c'è, piccolo? Quando è che arriviamo? Tra poco, ci siamo quasi.
tantissima fame, papà! Anche Rosy ha fame! Lo so, e la mamma è al ristorante che ci aspetta, non manca molto. Ai! Papà, Rosy ha rotto la mia macchinina! Gli do un'occhiata quando siamo arrivati, è questione di minuti ormai. Io ho molto caldo! Anche Rosy, caldo! Non potresti abbassare il finestrino? Abbassa il finestrino! Rosy, vuoi smetterla di ripetere tutto quello che dico? Caillou è arrabbiato, ha caldo e ha anche fame. Adesso basta tutti e due. Oh, finalmente ci muoviamo. Oh, no, e ora che è successo? Papà, questo fumo mi fa paura! C'è alcun motivo di avere paura, bambini. Vado a controllare. Ci mancava anche questa. Caillou vede che Rosy è più spaventata di lui e cerca di rassicurarla. Ecco, Rosy, papà è tornato. Papà? Sì, Caillou? Quando credi che raggiungeremo la mamma? Come prima cosa dobbiamo aspettare il carro attrezzi. Vedrai, non ci metterà molto. Che cosa vuol fare alla nostra macchina? La porterà dal meccanico per farla aggiustare. Bene, ragazzi, possiamo andare. Ma ora noi come facciamo a risalire in macchina? Oh, voi viaggerete in cabina con me. Sei mai salito su un carro attrezzi prima d'ora? No. Allora vedrai che ti divertirai moltissimo. Passeggeri, tutto a posto? Visto che la macchina è rotta, l'aggiusterai tu? No, io la porto solo in officina. Se ne occuperà mio padre, è lui il meccanico. Tuo padre? Certo, c'è scritto sulla fiancata del carro attrezzi, Sullivan è figlio. Io sono il figlio, Jack Sullivan. Io mi chiamo Caillou, il mio papà non sa riparare le automobili. Oh, sono sicuro che sa fare tante altre cose, ognuno deve fare il suo lavoro. Anche il mio papà ha le tenaglie e il martello nella scatola degli attrezzi. Davvero? Allora facciamo lavorare lui. Tu la sai aggiustare la mia macchina? Ma certo, figliolo, in un batter d'occhio io te la rimetto a nuovo. No, la mia macchina! Rosy mi ha rotto una ruotina! Lasciamo il signor Sullivan a fare il suo lavoro, poi penseremo alla tua macchinina, d'accordo? Sì, d'accordo. Papà? Papà, io ho molta fame! Lo so, ma aspetta un momento. Prima voglio chiamare la mamma. Posso aiutarti? Vuoi una merendina? Voglio una barretta di cioccolato. Scusami tanto, mi sono confuso. Ho premuto il pulsante della barretta ai cereali. Mi dispiace. Anch'io, barretta! Posso premere io il pulsante? Fai attenzione a non sbagliarti come me. Bene. Dopo aver saputo che tutti stanno bene, la mamma è più tranquilla. Oh, buonasera. Non sono abituato a vederla qui da sola, signora. Dove sono Caillou e Rosy? Mi raggiungono più tardi, hanno avuto un piccolo contrattempo. Che cosa ci consiglia stasera? Signor Sullivan. Sono qui.
Tutto a posto, Caillou. La tua macchina è stata riparata. Quella di papà è stata riparata, ma la mia macchinina è ancora rotta. Signor Sullivan, posso prendere in prestito i suoi attrezzi? Ma certo, sono in quel cassetto. Ah, proprio quello che cercavo. Caillou è felice perché il papà sta riparando la sua macchinina e a lui piace molto aiutarlo. Ciao, mamma! Ciao, ciao, cucciolotto. Ti sei divertito oggi? Sì, tanto! Abbiamo sistemato tutte e due le macchine. Come tutte e due? La macchina di papà e anche la mia. Il cagnolino smarrito. Ricorda bene quello che ti ho detto. Tieni gli occhi puntati sulla palla. La prendo, la prendo! Non fa niente, col tempo ci riuscirai. Lasciala! Dammi subito la palla! Fermo! Dove vai? Papà, aiutami! Il cane mi ha rubato la palla! Preso! Ha la medaglietta, quindi appartiene a qualcuno. Beh, abbiamo cercato in lungo e in largo, ma sembra che questo cane non sia di nessuno. È un cagnolino che non ha una casa. Ha perso solo il suo padrone. Questo piccolo gomitolo peloso. Gomitolo? Gomitolo è un nome bellissimo! Oh, possiamo tenerlo con noi, papà? Per favore, per favore! Mi dispiace, ma non è possibile. Il suo padrone lo sta cercando perché sente molto la sua mancanza. Oh! Ascolta, lo aiutiamo a trovare il suo padrone? Che ne dici? Sì, d'accordo. Caillou è triste. Vuole tenere Gomitolo con sé. Ciao a tutti! Siamo tornati! E lui chi è? Lui si chiama Gomitolo, mamma, e l'ho trovato io! Questo cagnolino si è perso nel parco. Cercheremo insieme il proprietario. Gomitolo, no! Fermati! No, corri! Oh, guarda che disastro! Adesso voi due lo portate fuori e lo lavate subito. Adesso sciacquiamolo. Oh. Ah, sono completamente bagnato. La prima cosa da fare per trovare a chi appartiene Gomitolo è scattargli una fotografia. Dai, sorridi, Gomitolo. Perfetto. Facciamo le copie, le attacchiamo e compriamo del cibo per cani. Papà, se nessuno viene a cercare Gomitolo, posso tenerlo io? Vedremo. È una responsabilità prendersi cura di un cane. Pronto? Esatto. Va bene. Allora vi aspettiamo. Era la padrona di Gomitolo, ha visto le vostre foto e sta venendo a riprenderlo. Rocky! La sua mancanza l'aveva resa molto triste. Sono felice che l'abbiate ritrovato. È stato nostro figlio a trovarlo. Non è vero, Caillou? Anche tu hai un cane? No, non ce l'ho, però ho un gattino fantastico che si chiama Gilbert. Davvero? Sei fortunato! Anch'io volevo tanto un gatto. Purtroppo il mio papà è allergico. Su, ora dobbiamo andare, tesoro. Grazie di avermelo ritrovato e di essertene preso cura al posto mio. Caillou è avvilito. Gomitolo torna a casa sua. Ma è anche fiero di aver collaborato a questa piccola impresa. Arrivederci! Ciao, ciao. Arrivederci! Gilbert, piccolino! La magia del Natale. A Caillou piace molto guardare gli addobbi natalizi. Oggi poi è particolarmente eccitato perché va a parlare con Babbo Natale.
Che cosa stai facendo, Caillou? Un disegno per Babbo Natale, così non dimenticherà il regalo che deve portarmi. Mi sembra un'idea fantastica. E cosa vuoi che ti porti? Per Caillou, decidere quale regalo chiedere a Babbo Natale non è affatto una cosa facile. Ti andrebbe una macchina nuova? Hai in mente un bellissimo regalo. Mamma, quando andiamo a prendere l'albero di Natale? Oggi stesso, quando papà torna a casa dal lavoro. Caillou non riesce a crederci. Farà l'albero e vedrà Babbo Natale nello stesso giorno. Ma che stai facendo? Gli addobbi si mettono sugli alberi, non sui bambini. Ma dove sta papà? Sarà al telefono, vedrai che arriva subito. Lo vado a chiamare. Papà, fa presto, dobbiamo andare da Babbo Natale! Sì, sì, arrivo tra un minuto. Guarda, stai riempiendo la casa di neve. Caillou è molto impaziente di vedere Babbo Natale e vuole che il papà smetta di parlare al telefono. D'accordo, ci sentiamo presto, grazie infinite. Ma insomma, papà, faremo tardi! ho capito, arrivo. Scusami, tesoro, prima devo andare un momento in bagno. Sì, però cerca di fare presto. Stai ripetendo quello che ti dico sempre io. Faccio in un attimo. Caillou, dove vai? Aspettaci! La voglia di vedere Babbo Natale è troppo forte. Tesoro! Papà! Caillou ha paura di prendere la scala mobile da solo, ma il suo papà sta salendo ormai. Ecco, ora il tuo papà viene a prenderti. È buffo vedere il papà fare la scala mobile al contrario. È divertente, stai andando al contrario. Questa è la scala per salire, ma io sono dovuto scendere per venirti a prendere. Ciao, Clementine. Ciao, Caillou. Sto per dire a Babbo Natale i regali che voglio. Lo farò anch'io. E tu cosa gli chiedi? Io voglio una bambola nuova, una corda per saltare e un forno, così ci posso cuocere i miei biscotti. E magari un orsacchiotto nuovo o un cane di peluche. Tu che regalo vuoi? Come? Tu gli chiedi una cosa sola? Caillou non è sicuro di poterne chiedere di più. Quell'unico regalo in realtà è molto speciale per lui. Quando vede Clementine parlare con Babbo Natale, comincia a innervosirsi e non sa se riuscirà ad aprire bocca. Coraggio, Caillou, tocca a te. Che cosa mi hai portato? Hai fatto un disegno per me? Mi piace tanto ricevere disegni. C'è il tuo nome? Beh, farei meglio a dirmelo. Soltanto così saprò chi me lo ha dato. Io sono Caillou. Hai fatto davvero un bellissimo disegno, lo sai, Caillou? Perché non vieni sulle mie ginocchia e me lo spieghi per bene? Caillou non si sente più in imbarazzo perché a Babbo Natale piace il suo disegno. Questo a me sembra il disegno di un dinosauro. Sì, è un dinosauro che fa versi e cammina. Oh, non dirmi che vorresti avere in regalo un vero dinosauro. Ma no, vero! Io dinosauro giocattolo, quelli che funzionano con le batterie. Che fortuna! Non ho a disposizione molti veri dinosauri al Polo Nord, però credo di poter trovare un dinosauro come quello del tuo disegno. Sì, evviva! Buon Natale, piccolo Caillou! È davvero soddisfatto di aver chiesto a Babbo Natale un dinosauro. E questa bambina? Lei è Rosie, la mia sorellina. Ciao, Rosie! Hai un nome davvero stupendo. E tu che cosa vorresti per Natale, piccolina mia? Mamma! Mamma! Sembra che abbia un po' paura. Forse è meglio aspettare l'anno prossimo. Riceverai un regalo di Natale davvero speciale, te lo prometto, Rosie. Arrivederci, Caillou! Auguro a tutti un felice e magico Natale! Caillou è fiero di essere grande e di non aver più paura di Babbo Natale. Dove sono gli alberi, papà? Mi dispiace molto, purtroppo ho venduto l'ultimo abete a quella famiglia laggiù. Guarda il mio albero, ti piace? Ora andiamo a casa a decorarlo, ciao! Anch'io
Anch'io voglio portare a casa un albero e decorarlo come Clementine. Lo so, purtroppo gli abeti sono finiti. Ecco, tieni, piccolo. Torna domani e di sicuro troverai ad aspettarti l'albero di Natale più bello del mondo, te lo prometto. Anch'io vai, anch'io. Ci vediamo domani, allora. Buon Natale. Caillou è veramente arrabbiato. Vorrebbe fare l'albero quella sera stessa, non aspettare il giorno dopo. Mamma, papà, venite subito a vedere! Ma che sta succedendo? Gilbert, ma che fai? Caillou non ha voglia di stare all'aperto. Vorrebbe stare in casa e fare l'albero. Ma perché non possiamo avere anche noi un albero? Quell'uomo ha detto che dobbiamo aspettare domani per averlo. Sì, ma io lo volevo decorare oggi l'albero. Aspetta un momento. Mi è venuta un'idea. Sul serio? Presto, ora va dentro casa e prendi la scatola con le decorazioni. Faremo un albero di Natale molto speciale, vedrai. Mamma, possiamo fare l'albero di Natale anche dentro casa? Ma sì, certo che possiamo, tesoro. Caillou si sente il bambino più fortunato del mondo. Sta per ricevere in regalo un dinosauro e avrà anche due alberi di Natale. Ci siamo? Guarda quanta luce! Caillou pensa che questo sia l'albero più bello che abbia mai visto.